Questo, secondo me, Hans Kelsen, che è austriaco, austro-ungarico di nascita, è stato senza dubbio il maggior giurista del secolo XIX. Anche Lorenzo Passerini, che è qua con noi, se ne è occupato. Tutti i giuristi, per consonanza o per dissonanza, devono misurarsi con questo autore, che ha avuto alcuni grandi pregi che io cercherò di illustrarvi. Il primo è quello di aver dato una descrizione strutturale, non pensate allo strutturalismo linguistico o antropologico, strutturale del diritto, cioè descrivere come è strutturato, come è fatto il diritto positivo europeo continentale, che poi lui lo presenti come una teoria generale del diritto è così una precisazione mia, ma non toglie nulla alla validità del ragionamento che ha segnato. Se voi troverete tutto in internet da altre parti, perché è un giurista famosissimo, è un giurista che ha vissuto il disfacimento della Felix Austria, perché è nato nell'impero austro-ungarico, è vissuto nella Repubblica Austriaca post Prima Guerra Mondiale, essendo ebreo e socialista ha dovuto emigrare dall'Austria e ha scelto nel 1930 la Germania per dimostrare che anche i più intelligenti non possono leggere nel futuro, perché il 1930 è l'anno in cui è partito verso l'alto la curva degli elettori favorevoli al Partito Nazionalsocialista. Lui è partito e è andato a Colonia, e dove è stato accolto a braccia aperte e dove però è restato tre anni. Nel 1933, mentre faceva colazione con sua moglie, guardava il giornale e sua moglie gli dice: ma guarda che sul retro parlano di te. Allora lui gira il giornale e c'è scritto: Hans Kelsen espulso dall'università. Ma non l'hanno espulso perché era ebreo, l'hanno espulso perché era socialista, perché nell'epoca post Prima Guerra Mondiale aveva partecipato come figura centrale alla redazione della Costituzione della Repubblica Austriaca del 1921, che è una Costituzione che si richiama ai principi socialisti dell'austromarxismo. Questa partecipazione all'austromarxismo, insieme col presidente Renner, ma queste sono poi tutte cose che potete vedere in seguito, l'ha perseguitato per tutta la vita. Per cui nel 1933, espulso dall'università, visto l'aria che tirava in Germania, è andato in Svizzera. Nel 1940 scoppia la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e cosa curiosa, io stavo leggendo in questi giorni ancora dei testi della Svizzera di quegli anni, proprio i comandanti militari della Svizzera avevano il fondato timore che per la Svizzera potesse capitare un'invasione come era avvenuto per il Belgio, come era avvenuto per gli altri stati, come era in fondo nei piani della Germania. Hans Kelsen, che cominciava a non essere più giovanissimo e che ne aveva già passate abbastanza, è partito per gli Stati Uniti e lì è poi restato fino alla fine della sua vita. Però, questo devo dire tanto perché sappiate chi è questo personaggio che vi infliggo e che è però una delle figure centrali. La sua opera, che io, se volete approfondire senza ti perdervi, vi raccomanderei, è il suo scritto minore che si chiama Lineamenti di dottrina pura del diritto. Lineamenti di dottrina pura del diritto, che è pubblicato nella PBE e in audio. Viceversa, avete un libro che si chiama La dottrina pura del diritto, che è l'edizione del 1960, pubblicata da noi nel 66, che è viceversa molto più completa, ma molto più grossa, sono 600 pagine. Può essere una overdose di Kelsen. Se prendete... No, io quando presento questi due libri dico sempre che vale un po' quello che si diceva
da un lato per Seneca e dall'altro per Cicerone. Cioè la prima edizione, quella lineamenti eccetera eccetera, è come Seneca, non si può togliere niente. L'altra è come Cicerone, non si può aggiungere niente. È molto voluminosa, è molto completa, ma per un primo approccio, quella che vi ho detto io, è molto concisa, continuo a ritenere che sia il testo didatticamente più preparatorio e più chiaro su quello che è il diritto in cui ci muoviamo noi. Abbiamo tempo, dunque, vedo che leggete però, mi fa piacere, abbiamo tempo fino alle 17, sì. Allora, se poi a un certo punto diventa troppo, interrompetemi, ma io adesso vi esporrei in sintesi come la dottrina di Kelsen spiega il nostro diritto. Anzitutto, perché si chiama dottrina pura del diritto, così ci riagganciamo alle cose precedenti. Si chiama dottrina pura del diritto perché vuole spiegare il diritto senza ricorrere a elementi morali o politici. In altre parole, per Kelsen il diritto va studiato in sé. Io trovo un codice, trovo una Costituzione, non devo chiedermi ma è consono alla morale cristiana o è consono alla mia ideologia il fatto che la norma sia formulata così o non così. Matrimonio civile. Il matrimonio civile è la tipica norma di diritto positivo che si scontra contro un precetto della religione cattolica. Cioè il matrimonio è un sacramento. Non a caso ultimamente un grosso problema per il Vaticano è il fatto che quando si tocca il matrimonio si va a toccare un sacramento, non è un'istituzione come il contratto o come un'altra cosa. A questo punto Kelsen dice, se è un problema etico, religioso eccetera, è un problema vostro interno di coscienza, a me conta quello che c'è scritto nel testo legislativo se correttamente emanato. E sulla base di questo testo io valuto se è non giusto o ingiusto, ma se è corretto il comportamento che avete tenuto. Cioè si può dire, tanto poi nel linguaggio parlato ovviamente il concetto di diritto e il concetto di giustizia si confondono regolarmente, si dice è giusto che sia così, ma in realtà il concetto di giustizia è un concetto, come dire, metafisico. Mentre il concetto di diritto positivo ce l'avete lì, nel codice. Allora Kelsen, in questo senso, per tornare a quello che vi dicevo prima, è un giuspositivista, cioè è una persona per cui esiste solo il diritto positivo, e cioè si propone di spiegare il diritto in base al diritto. Quindi la sua è una dottrina pura del diritto, nel senso che è una dottrina depurata degli elementi etico-politici che possono battere sullo stesso argomento. Questa sua dottrina non è, e l'ha tenuto a sottolineare, una dottrina del diritto puro, cioè come se il diritto nascesse dalla razionalità di uno stilita che sta 30 anni sopra una colonna e non ha contatto con il mondo esterno. La sua è una dottrina pura del diritto positivo di un certo Stato. Allora, come è organizzato il diritto positivo? Nei nostri Stati, e sulla struttura del diritto italiano, ha avuto una forte influenza il pensiero di Kelsen, non su tutto, ma su alcuni elementi particolari. L'idea di Kelsen è un'idea del diritto positivo che nasce secondo una procedura. Non a caso, dal punto di vista politico, Kelsen è anche un grande teorico della democrazia e Bobbio ha preso da lui il concetto di democrazia procedimentale o procedurale. Cioè la democrazia come insieme di procedure per produrre quel diritto positivo conforme alla democrazia che è l'ossatura dello Stato di diritto. Vedete che a un certo punto i concetti si tengono. Questo diritto viene emanato, in base a Kelsen, da
una serie di istituzioni che sono previste dalla Costituzione. Allora, io direi, partiamo dal basso verso l'alto. Poniamoci il problema di un cittadino che tiene un certo comportamento che deve essere a questo punto valutato sulla base delle norme giuridiche in vigore in quello Stato. Sentite, vi va bene se io lo disegno qua, ci vedete? Allora, come? C'è una piramide. La piramide. C'è la famosa piramide di Keynes, mi pare. Allora, quello che vi dicevo è che ogni cittadino può tenere un certo comportamento che possiamo rappresentare con questi quattro rettangolini. Questo comportamento, supponiamo che anche un comportamento di diritto civile, cioè quello che riguarda rapporti commerciali, rapporti di famiglia, e non viceversa di diritto penale che riguarda le strutture che reggono la società, anche se poi oggi non tutte le norme di diritto penale sono quelle fondamentali, però sostanzialmente, per anticipare un'altra cosa, le norme di diritto civile hanno in generale una sanzione risarcitoria, cioè se io rompo qualche cosa devo pagare quello che ho rotto. Se io non posso, perché quello che ho rotto ha un valore inestimabile, rimborso con dei beni fungibili che sono il denaro. Però c'è sempre una corrispondenza tra il valore del bene e il bene stesso che è stato oggetto dell'infrazione. Nel diritto penale invece la sanzione è proporzionale alla messa in pericolo della pace sociale, quindi l'omicidio sarà punito molto di più che non lo stracciare un manifesto, che è comunque un reato penale ancora, credo di sì. Quindi è chiaro che poi l'ideologia si riflette, per esempio il nostro codice penale, che è un codice dell'epoca fascista, prevede per la tutela della proprietà e per il furto delle norme di una severità estrema, cioè se voi rompete una cassetta e rubate un arancio avete una pena per furto con effrazione, quindi quello che voi andate a finire in galera per un anno e mezzo o due, che non ha assolutamente nessuna commisurazione con l'arancia e il mistello che avete rotto. Allora, noi siamo cittadini che teniamo un certo comportamento, per motivi civili o per motivi penali dobbiamo andare in tribunale. Il tribunale apre il codice e valuta in base al codice se il fatto concreto, e qui vedete come la natura entri a contatto con il diritto, se il fatto concreto rientra nella norma, o cioè, se, dicono i giuristi per parlare semplice, se la fattispecie è sussumibile nella norma. È un po' come obliterare il documento di viaggio, timbrate il biglietto, facciate qui la stessa cosa. Cioè, se io ho tenuto questo comportamento, di fatto, ho violato o non ho violato la norma? È il giudice che deve stabilirlo, e per essere sicuri che non si incorrano in errori, sono previsti nel nostro ordinamento vari livelli di giudizio, che adesso possiamo rappresentare con altri. Tanto per capirci, ci sarà un giudizio di appello, che è il cosiddetto giudizio di secondo grado, e il giudizio della Corte di Cassazione, che negli ordinamenti europei continentali è solamente di diritto, cioè non si valuta più il fatto. Hai rotto il listello in cui della cassetta in cui c'era l'arancia? No, si valuta solamente se nei precedenti passaggi non ci sono stati errori interpretativi delle norme. E capirete poi in seguito perché. Allora, secondo Kelsen, che cosa è che rende, per così dire, omogenee
queste norme e fa sì che esse siano vincolanti per i sudditi, e perché sono state emanate conformemente a una legge in senso formale, che è stata a sua volta emanata da un Parlamento. Legge in senso formale, è dovuto, questa precisazione è dovuta al fatto che generalmente noi usiamo legge per indicare atti normativi che possono essere decreti leggi, addirittura circolari ministeriali, eccetera. La legge in realtà è l'atto formale del Parlamento sovrano, preso mediante la maggioranza dei deputati presenti nel Parlamento. Quindi solamente le leggi emanate in questo modo possono essere chiamati leggi in senso formale e quindi vincolare i cittadini e, in un grado successivo, i giudici, a cui che devono attenersi a questa norma. Il livello superiore, però, a questo punto è: che cos'è che fa sì che il comportamento dell'organo legislativo, ve ne ho rappresentato uno anticipando già lo scioglimento del Senato, noi siamo molto negativi, tutto su Costituzione. Costituzione. L'elemento più alto è la Costituzione. Allora, a questo punto incomincia a delinearsi la piramide che è il segnale di cui parlava il vostro collega poc'anzi, cioè c'è tutta una delegazione di, si viene delegato questo potere vincolante o validità della norma, questo è il termine tecnico, dalla Costituzione verso il basso, perché la norma emanata dal Parlamento sarà accettabile, applicabile, valida nel senso che vi precisavo ora, se è conforme alla Costituzione. Una norma è valida, una norma, o meglio, diciamo, usiamo i termini giusti, una legge formale è valida se è conforme alla Costituzione vigente. Dopodiché, una sentenza di terzo, secondo o primo grado è valida e quindi produce i suoi effetti sul cittadino se è conforme alla legge formale emanata dal Parlamento secondo le sue regole interne. Tutto chiaro? E a questo punto si discende, praticamente questa validità della norma parte dalla Costituzione e si giunge fino all'ultima sentenza. L'ultima sentenza, in altre parole, rispecchia questo potere vincolante, questa validità che ha la Costituzione. Quindi a questo punto si dice che è imperfetto, però perché devo obbedire alla Costituzione? Dove è scritto? Cioè, se noi vogliamo fare una dottrina pura del diritto, cioè spiegare il diritto mediante il diritto, com'è che mi spieghi che la Costituzione vincola? Da che cosa ricava la sua validità la Costituzione? Questa è la grossa difficoltà della teoria di Kelsen, perché non volendo guardare a un potere extragiuridico, si rifiuta di fare quello che io viceversa ritengo di fare, e cioè sopra la Costituzione, che è il più elevato elemento giuridico, c'è un elemento di fatto, il potere. Cioè, le Costituzioni nascono generalmente da una rivoluzione pacifica o violenta, oppure qualcuno che ha materialmente il potere di imporre una certa Costituzione. Però Kelsen si è legato le mani, ha detto no, io devo spiegare il diritto solamente in base al diritto. Allora io non posso andare a prendere un elemento di fatto del mondo esterno, del mondo naturale, come il potere, che non è regolato da nessuna norma. Il potere è quello di chi ha più forza, per poi spiegare come avviene tutto quanto. Non posso cercare fuori dall'esterno. Siccome molti di voi vengono dalla filosofia,
vi anticiperò il tormentone che insegnano, che tutti noi dalla più tenera infanzia dell'università abbiamo sofferto, e cioè Kelsen parte da una visione filosofica neocantiana della realtà e divide nettamente il mondo dell'essere dal mondo del dover essere. In altre parole tedesche, divide nettamente il mondo dell'essere sollen, scusate, sein, dal mondo del dover essere sollen. Il mondo del sein per i neocantiani e per Kelsen non ha contatti col mondo del dover essere, del sollen. Quindi, capite perché è un giuspositivista, il diritto riceve la sua validità nel mondo del dover essere, è una scienza normativa, e quindi io non posso metodologicamente spiegarla con un riferimento a un elemento del mondo dell'essere, del sein, come è il potere. Prima di elaborare in forma così complessa la sua teoria, Kelsen in realtà sosteneva, come anche Bobbio sostiene e come sostengo anch'io, che in ultima analisi c'è un elemento fattuale del potere che, se non prendiamo per buona la teoria neocantiana, è accettabilissimo. E il problema al di sopra della norma fondamentale, Kelsen l'aveva percepito, cioè al di sopra della Costituzione l'aveva percepito, dicendo non bisogna guardare oltre nella spiegazione giusfilosofica la Costituzione, perché c'è una frase tedesca bellissima: a chi guarda al di sopra della Costituzione, chi guarda al di sopra della Costituzione viene fissato dagli occhi sbarrati della gorgone del potere. E cioè la gorgone del potere è in ultima analisi la ragione per cui una certa Costituzione viene imposta. La gorgone del potere è quella che ha fatto sì che in Tunisia, con una procedura particolarmente tormentata, alla fine si sia arrivati a una Costituzione. Però alle spalle di questa Costituzione c'è un bilanciamento di poteri in base ai quali i laicisti hanno lasciato alcune aperture verso la legislazione coranica e gli islamisti hanno attenuato molto le loro posizioni. Tutto questo sono ragionamenti politico-fattuali di potere che non possono essere ricondotti a diritto. Kelsen qui si trova mal partito, perché dice, incredibile, se non posso fare riferimento al mondo del design perché mi crolla tutta la struttura neocantiana, però questa piramide funziona così bene per spiegare il diritto, però devo spiegare il diritto negli altri diritti. Allora si è inventato una cosa che si chiama norma fondamentale. La norma fondamentale in realtà si chiama norma, ma non è una norma nel senso che avevamo detto noi del termine, perché non è stata emanata da nessun organo con competenza legislativa. La norma fondamentale è, come dire, un presupposto conoscitivo, gnoseologico, per chiudere il sistema di Kelsen. Ho pronunciato di nuovo questa parola sistema, che è la vera natura della struttura kelseniana, che è un sistema in cui realmente tutte le parti al di sotto di questa norma fondamentale, che è anomala ed è un po', se vogliamo, una scappatoia rispetto alle spiegazioni del resto, è una struttura che spiega perfettamente i nostri ordinamenti. Allora, a questo punto è chiaro che esiste il sollen per Kelsen, che è depositato nella norma fondamentale. Qui non siamo d'accordo, per noi, per me perlomeno, il potere è più decisivo di questa invenzione più verbale che sostanziale, però il resto, viceversa, funziona benissimo. Se io invece della norma fondamentale penso al potere,
funziona tutto quanto. Allora, c'è una Costituzione, c'è una norma fondamentale che io come neocantiano seguo, e la norma fondamentale mi dice: tu devi obbedire alla Costituzione vigente. Ok, neocantiano seguiente, seguo la norma efficiente. È una situazione di potere in cui un signore con la S maiuscola feudale mi dice: se non rispetti la Costituzione ti amputo la testa, e io dico: no, preferisco seguire la Costituzione. Però alla fine il risultato è che abbiamo una Costituzione che viene rispettata. Partiamo di lì. Quello che importa a Kelsen è che all'interno di questa Costituzione sistematica vengano rispettati alcuni criteri di sistematicità, che sembra un discorso teorico, filosofico, astratto, ma in realtà Kelsen l'ha portato a una applicazione molto concreta. E cioè, secondo Kelsen, non può esserci contraddizione fra una norma individuale emanata dal tribunale. Le sentenze sono norme giuridiche individuali, nel senso che decidono il caso concreto in conformità a una norma generale e astratta che è quella della legge. Cioè, generalmente cosa capita? Due parti si presentano a un tribunale, una espone il suo caso, l'altra espone le sue ragioni, il giudice decide chi dei due ha ragione. Quindi la norma è a questo punto individuale, nel senso che la sentenza del giudice si riferisce solo a quel caso concreto. Non è sempre così nel common law, questa è la vera differenza e lo vedremo a suo tempo. Nel nostro diritto europeo continentale l'elemento fondamentale è la legge formale, cioè se voi prendete la Costituzione vedete che il giudice è vincolato solo dalla legge, non dalla decisione degli altri giudici. Quindi nel nostro sistema, che è quello descritto da Kelsen e che vedremo poi per contrasto come si configura rispetto al common law, è configurato questo sistema in cui la norma individuale deve essere conforme alle norme individuali superiori e infine alla legge in senso formale. Prego. Ma ad esempio nelle sentenze di Cassazione. Ci arriviamo. Anche qui creano un precedente, però, che nei sistemi di civil law. No, no, nel sistema di civil law lei non è tenuto a vincolare il precedente. Non si è tenuti formalmente a vincolarlo, però c'è una sorta di... Siccome la carriera di un giudice, detto un po' per i sociologi, la carriera di un giudice è anche regolata dal numero di sentenze cassate che ha avuto, è prudente che uno non vada contro la corte di qualcosa di Cassazione, così come è prudente che uno entri in un negozio a piedi e non con l'automobile. Però se lei prende il testo costituzionale, il giudice è vincolato solamente dalla legge. Quindi se un giudice di livello inferiore decide di non attenersi a un precedente della Corte di Cassazione, lo fa a suo rischio pericolo, ma non è come nel common law, dove viceversa, se io non mi attengo al precedente giurisprudenziale, è come se io violassi una norma legislativa nel nostro sistema. Vedete che si incominciano a delineare le differenze. No, qui in realtà il sistema giuridico per Kelsen deve presentare alcune caratteristiche. Vi espongo in sintesi nelle prossime 4 ore i 3 volumi sulla nozione di sistema e struttura del diritto. In realtà la nozione di sistema nasce dalla teologia, passa nella filosofia classica tedesca, viene filtrato da Kant e dai neocantiani. Ce lo troviamo servito qua su un vassoio d'argento. Questa nozione di sistema presenta alcune caratteristiche che devono essere quello di essere completo, limitiamoci ai 2 casi, completo e non contraddittorio. Questo della non contraddittorietà, voi capite, è fondamentale in ogni sistema filosofico. Però alla fine, se io ho 2 concetti astratti in contrasto, non è così grave come se io ho 2 norme di comportamento contraddittorie. Se una mi dice di fare una cosa, l'altra mi dice di non farla, e dietro c'è la sanzione afflittiva, che è la grande differenza, non una,
interna di coscienza, io devo avere o degli strumenti interni al sistema normativo che mi permette di risolvere la contraddizione, oppure mi trovo di fronte a una difficoltà insolubile che solo il legislatore può risolvere abrogando una delle due norme. Allora, esistono delle regole interne per i casi di conflitto normativo, ma quello che è importante è che nel fluire delle decisioni dal livello superiore a quello superiore, a quello inferiore, non avvengano delle decisioni contraddittorie. Quello che può capitare è che io, per esempio, nel passaggio, il giudice di primo grado prende una norma, la esamina e ritiene che quella norma non sia applicabile a quel determinato caso o la applica con un criterio diverso. Se il discorso verte sul fatto, cioè tu hai rubato questo oggetto o non l'hai rubato, allora posso dal livello inferiore fare un appello al secondo livello e chiedere che venga riesaminato il caso stesso, determinando in modo definitivo se, e dico in modo definitivo alla ragion veduta, se il furto c'è stato o non c'è stato. Quando si è raggiunta la decisione del secondo livello, cioè della Corte d'Appello, il fatto non è più discutibile, il fatto è accertato. Non è affatto detto che sia nella realtà così. Significa solamente che giudiziariamente il fatto è come ha detto la Corte d'Appello. Chiuso. Poi può essere di fatto anche diverso. L'errore che può esserci a questo punto, che può esserci stato nel primo e nel secondo livello, è nell'interpretazione della legge. Cioè che una legge che in altri casi è stata interpretata come applicabile a un determinato caso, in questo caso non è stata applicata, o viceversa. Cioè, pensate per esempio, qualche anno fa c'è stata una norma per plagio di un docente nei riguardi di un giovane adolescente, che è plagio nel senso non letterario ovviamente, plagio personale, e alcune norme in casi analoghi avevano stabilito che non c'era plagio, questa stabilisce che viceversa c'è plagio, il fatto concreto era chiaro ma l'interpretazione della norma no, tra l'altro non era sicuro se la norma era ancora in vigore oppure no, era caduto in desuetudine. Allora in questo caso, per decidere qual è il tenore della norma, si ricorre alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha questa funzione di rendere omogeneo il sistema delle sentenze, cioè di renderlo omogeneo sia nei riguardi delle sentenze sia nei riguardi della legge. In altre parole, la non contraddittorietà del sistema teorica trova espressione istituzionale nella Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione stabilisce, e tutti i giudici sanno a quel punto qual è l'interpretazione ufficiale della norma, anche se non sono vincolati a rispettare la decisione della Corte di Cassazione, sanno qual è l'interpretazione. Poi, a loro rischio e pericolo della propria carriera, possono decidere no. Intanto può essere passato 30-40 anni da quando è stato emanato un certo precedente della Cassazione e quindi si può anche correre quel determinato rischio. Quindi a questo punto il sistema norma in senso, legge in senso formale, livelli giurisprudenziali, viene reso omogeneo, e cioè non contraddittorio, attraverso la Corte attraverso la Corte di Cassazione. L'apporto fondamentale di Hans Kelsen al rigore dell'intero sistema è dovuto al fatto che la contraddizione può verificarsi tra il Parlamento nell'emanare una norma in senso formale e la Costituzione. Cioè, che cosa avviene se io ho una Costituzione che mi vieta la discriminazione di qualsiasi forma tra i cittadini e poi stabilisco che
gli ebrei non possono, per esempio, accedere alle professioni legali, come era stato, alle professioni liberali, come era stato stabilito nel 1930. E qui era in contrasto palesemente con lo Statuto Albertino, che prevedeva per ebrei e valdesi una categoria particolare, cioè una totale libertà. A questo punto qua, che cosa si fa? Beh, prima di Kelsen esistevano vari modi incompleti, parziali, diversi da ordinamento a ordinamento, per ristabilire la sistematicità, la non contraddittorietà tra la Costituzione e la legge in senso formale. Kelsen ha fatto un passo oltre, e questo secondo me è la cosa importante, e lo viviamo noi nel nostro stesso ordinamento e nei principali, quasi tutti gli ordinamenti europei continentali e negli ordinamenti che a questi ultimi si sono ispirati. Kelsen, nella sua formulazione costituzionale austriaca, ha introdotto a questo livello la Corte Costituzionale, che ha nei riguardi delle leggi formali e la Costituzione la stessa funzione della Corte di Cassazione per il livello inferiore. Cioè, se il cittadino, una istituzione, in vari modi che cambiano da legislazione nazionale a legislazione nazionale, ritiene che una norma emanata dal Parlamento, cioè una legge in senso formale, sia in contraddizione con la norma costituzionale, l'eguaglianza dei cittadini, per citarne una, poi ci sono dei casi molto più sottili, ma lo vedete quotidianamente, è un periodo che la Corte Costituzionale ha abbastanza da fare, tutto sommato. Allora, a quel punto la Corte Costituzionale stabilisce in modo vincolante che cosa è conforme alla Costituzione, e quindi cassa, e uso il termine che in realtà si dovrebbe usare per la Corte di Cassazione, cassa, annulla la legge in contrasto, la legge formale in contrasto con la Costituzione. Questo ha un significato ben preciso. Lo vedremo quando esamineremo gli altri ordinamenti, in particolare gli ordinamenti degli stati islamici e altri stati. Il nostro sistema, che ho esposto nella piramide kelseniana sintetica, è caratterizzato dalla divisione dei poteri, cioè la tripartizione dei poteri che ha le sue radici nell'illuminismo. Esiste un potere legislativo, esiste un potere giudiziario, e quindi il potere giudiziario non può, cassando una legge, la Corte Costituzionale può annullare una legge, ma non può sostituirla con un'altra. In altre parole, non può dire è sbagliato fare così, e questo rientra nelle sue competenze giurisdizionali. Ma per la divisione dei poteri non può emanare una legge in senso formale, quella legge in senso formale in base alla Costituzione è riservata al Parlamento. Questo crea i nostri problemi spesso, che una decisione della Corte Costituzionale crea un vuoto legislativo. Non è detto che venga immediatamente colmato, e quindi possiamo avere un periodo di mancanza di regolazione, una specie di vacatio legis in cui quel sistema non è normativo. Quante volte si è discusso che il Parlamento tarda a prendere una decisione su queste cose. Di conseguenza, il sistema che ha creato Kelsen, introducendo operativamente la Corte Costituzionale, caratterizza oggi la piramide normativa del diritto europeo continentale. Perché questa piramide è costruita da un vertice che è la Costituzione, da vari livelli discendenti che dalla Costituzione, livello per livello, ricevono la loro validità, e poi introdurremo un ultimo concetto su questo. E infine questa struttura è sistematicamente strutturata in modo tale da eliminare le contraddizioni nell'applicazione del sistema giuridico.
Quindi, in questo modo, dalla Costituzione verso il basso, attraverso l'attività parlamentare e attraverso l'attività giudiziaria, si arriva ad avere una validità di norme non in contraddizione l'una con l'altra. L'ultimo concetto che vorrei introdurre sinteticamente, accanto al concetto di validità, voi dovete sempre tener conto, del concetto di efficacia. La norma è valida se rispetta l'aspetto formale di questa creazione di leggi in senso formale, di sentenze o leggi individuali. Formalmente queste norme sono valide, cioè rispondono ai criteri fissati per legge. Se per esempio venisse emanata una sentenza che non si conforma alla legge, la sentenza è considerata invalida in senso tecnico, nel senso che non rispetta la legge. Il concetto di efficacia, o dunque il concetto di validità, è un concetto puramente formale, cioè una sentenza o una legge formale è valida se rispetta le prescrizioni del livello superiore. Vedete che questa descrizione che segnala funziona bene, tutto sommato. Però quello che può essere problematico a un certo punto è che, pur avendo una norma valida, non viene applicata. Allora, mentre il concetto di validità è formale, il concetto di efficacia è fattuale, reale. Cioè viene o non viene applicata quella norma? E ci sono delle norme che di fatto non vengono più applicate. Cioè una norma può essere non efficace perché politicamente si decide di non applicarla. Vi citavo il caso di plagio. Uno dei problemi è che questo plagio era una norma che non veniva più applicata da 30 anni. A questo punto, che cosa avete? La norma si discioglie per desuetudine? No. Per noi, proprio per questo schema, la norma, o meglio, la legge formale, resta in vigore fino a quando non è abrogata da una legge di pari livello. Quindi una legge costituzionale dovrà essere abrogata con una legge costituzionale, una legge formale dovrà essere abrogata con una legge formale. Nel frattempo la norma disapplicata, non efficace, in stato di quiescenza, inattiva, è però sempre valida. Per cui se 30 anni dopo un giudice decide di applicarla, può applicarla. Non commette un atto illecito. In altri casi dove prevale il diritto consuetudinario, esiste la consuetudine che genera una norma fuori dal sistema che abbiamo visto e la desuetudine che cancella una norma fuori dal sistema, cioè nel mondo del sein, nel mondo dell'essere, nel mondo dei fatti. Noi, come la filosofia kelseniana, ci muoviamo nel mondo della validità, nel mondo formale del dover essere. E su questo io terminerei l'esposizione sintetica di Kelsen e la volta prossima vedremo dei temi più specifici dove ritorneranno questi concetti generalissimi che vi ho enunciato oggi. Grazie per la vostra partecipazione.